Ho partecipato con altri all'udienza del Papa. Qualche volta la vita non la si decide o la si sceglie e poi ci sono delle scelte che vengono compiute per noi per farci ricevere un dono. L'incontro col Papa è stata un'emozione davvero molto intensa. E devo dire che mi ha lasciato un po' così, un po' stranita. E che è difficile trovare le parole per descriverla ed è stata così bella che però allo stesso tempo vorresti gridarla al mondo intero. Lascia l'incontro col Papa una certa carica, una certa energia. Il mondo e Papa Francesco hanno compreso che noi, i finanzialisti, aiutiamo le persone. Man mano che si avvicinava sentivo sempre di più le gambe tremare e il cuore che batteva a mille. Ed è proprio una specie di, potrei definirla aura, attorno a questa persona, perché una persona è un uomo che però effettivamente dà una pace interiore che non è da molti, anzi, io non ne ho conosciuti personaggi di questo genere nella mia vita. Sua Santità ci ha lasciato il suo invito di aiutare sempre le persone per iscritto e poi vengo ricambiata in un abbraccio e do e ricevo due baci sulle guance a Papa Francesco. Mi sentivo che sorridevo come non ho mai fatto prima e girandomi intorno a me c'erano le persone che avevano un sorriso gioioso e che io non avevo mai visto prima così intenso. Questo è stato davvero un segno divino, inusuale. Allontanandomi poi dalla sala e incontrando Palmina, e lei mi ha mostrato quello che il Papa aveva scritto. Aiutate sempre le persone. Io ho capito lì, ho capito che sto seguendo la strada giusta. Gesù ha voluto farmi sentire il suo amore. Chi mi ha scelta parla di candore. Umiltà e gratitudine sono principi importanti che fanno ricevere grandi doni. Mi auguro che la sua benedizione ci porti dove vogliamo andare, soprattutto ci aiuti ad aiutare le persone, così come ci ha chiesto Papa Francesco.